Ciao ragazzi, bentornati al progetto Ruskellus. Oggi parleremo di giochi di ruolo all'interno di Second Life. Allora, uno dei giochi di ruolo che si utilizzano all'interno di Second Life si chiama CCS, Community Combat System. Andiamo a vederlo agganciandoci al nostro sito. Use. Use. Ecco qua. Clicchiamo, andiamo nella sezione grafica, audio, video e giochi. Allora, vediamo che come ultima voce, giochi di ruolo in Second Life, troveremo CCS. Clicchiamoci su. Questo è il sito ufficiale. Ci stanno tutte le notizie relative a questo gioco di ruolo, ma sono in inglese, in francese e in spagnolo, e in italiano non ci sono. Per questo ho deciso di fare questa guida introduttiva al CCS, all'installazione sia con Firestorm che con Singularity, che sono i due viewer maggiormente utilizzati all'interno di Second Life. Ok, andiamo nel nostro Firestorm e troviamo il nostro utente che si vuole iscrivere. C'è un'altra persona, salutiamo. E andiamo un po' su dove ci sta la stazione per registrarsi. Questa land si chiama Betelgeuse, è una land aperta del CCS. Eccoci qua. Allora, scendiamo. Scendiamo, vai. Eccoci qua. Allora, innanzitutto vediamo che c'è una stazione e qui c'è il simbolo dove iscriversi al CCS. Cosa facciamo? Clicchiamo sul simbolo. Ci apparirà: vuoi prendere una valigetta, sarebbe? Prendiamo, ci appare nel nostro inventario con gli elementi recenti, lo rizziamo a terra, come vedete ci apparirà una valigetta. All'interno della valigetta, facendo apri, troveremo elementi per iscriversi e per iniziare a giocare al CCS. Facciamo copia in inventario. Allora, tutto il contenuto del nostro pacchetto è stato copiato all'interno del nostro inventario. All'inizio sarà in elementi recenti. Ok. Ora che abbiamo i nostri elementi all'interno dell'inventario, possiamo eliminare lo scatolo che abbiamo preso. Come si fa? Clicca sopra, si va avanzato, elimina. Ah, vi ricordo che questo video è su Firestorm. Allora, prima cosa da fare, bisogna eliminare tutte le gesture che si hanno sui tasti F e i numerici. Come si fa? Allora, si clicca col tasto destro sopra l'avatar, si va a gesture, e se avete le gesture, appariranno
tasti F1, F2, F3, i vari tasti e numerici, insomma. Nel nostro caso questo avatar è un noob, cioè un avatar che non è stato mai utilizzato e quindi non ha gesture. Ok. Prima cosa da fare è attivare i tasti funzione che sono appunto delle gesture. Si clicca sopra, F8, si fa attiva, poi per tutti i tasti funzione, attiva F3, attiva F5, attiva F6, attiva F7, questi li chiudiamo, li abbiamo attivati, poi attiva main menu, ops, dicevamo, per poter far funzionare il CCS si utilizzano due programmini, diciamo. Uno si chiama UD, che vedremo sullo schermo adesso, e l'altro che si chiama Metro MTR. Ok, adesso per poterlo utilizzare dobbiamo registrarci. Come ci si registra? Si clicca sull'omino, ci uscirà un messaggio, apri questa pagina web e andremo a caricarla. Ok, si aprirà il nostro Chrome per fare la registrazione al gioco. Un attimo che appare. Allora, ci dice Automoto, che sarebbe l'avatar che si sta registrando. Vabbè, c'è il messaggio in inglese di scegliere la razza, la classe, l'appartenenza. Allora, dice, vuoi essere un uomo, una donna, cioè female sarebbe donna, male uomo, ibernaphorus, androgeno, altro. Allora, come è un uomo, lo registriamo come un uomo. Poi ci sono le razze, ci sono differenti razze, c'è Angelo, Cyborg, Demone, Umano, Lican, Neko, Shield, Superhuman, Undertale e Vampire. Sarebbe in italiano Angelo, Cyborg, vabbè, sempre Cyborg, Demone, Umano, Lican. Neko sarebbe gatto, Shield sarebbe un gnomo, superumano sarebbe uno con i superpoteri, insomma. Undertale sarebbe zombie e vampire vampiro. Proviamo a fare un cyborg. Allora, innanzitutto ci sono quattro categorie di giocatori. Ci sono i tank, che sarebbero i serbatoi, ci sono i castellani, che sarebbero dei maghi in pratica, ci sono i DPS, che sono dei guerrieri che lottano, i medic, che sono praticamente dei guaritori. Allora, proviamo a fare un tank, va? Tank, poi attiviamo statistic, assegno statistica, ecco, ci danno a disposizione 10 punti per inserire all'interno delle statistiche. Come prima opzione sarebbe ideale mettere 5 punti a fortitude e 5 punti a endurance.
Facciamo finish. Ecco. Vediamo che succede. No? Ok, poi tutta la licenza. Ok. Accettiamo. I agree. Vediamo un po'. Ok. Dice che siamo. Non può essere accettato. Oh, perché? Ah, devo togliere il metro. Ecco qua. Stacchiamo il metro. Ok. E riattacchiamo il metro. Si sta connettendo, sembra. Ecco, ci siamo registrati. Ora siamo un cyborg drone di primo livello. Allora, delle cose da sapere. Ogni tanto escono dei numeri, come mod che abbiamo visto prima, qui sopra, nella parte in alto a destra, e bisogna mettere un numero che esce nella local, qui apparirà un numero, ecco, apparirà un numero, e noi metteremo, cioè cliccheremo sul nodo. Ora andiamo nel nostro inventario, dove abbiamo preso. Abbiamo attivato il nostro CCS e restiamo cat aru. Apriamo, facciamo copia di inventario. Ok, possiamo. Facciamo prendi, dai. Allora, andiamo. Questo è aperto. Sto cattaru. Attiviamo queste. Allora, abbiamo queste gesture, le attiviamo, come abbiamo fatto prima. Ecco. Attiva. Seleziona. No, 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 no. Ok. Allora, come abbiamo visto, sul cattaru, questo tipo di spada, c'è scritto F11. Ora clicchiamo. Ecco. Abbiamo indossato le spade. Adesso per combattere. Premo il tasto del mouse a terra, si va tasto sinistro e tasto destro, avanti e indietro. Allora, poi, un trucchetto per poter combattere senza dover tenere il mouse sempre impegnato. Allora, si clicca sul tasto movimento. Lo mettiamo sul tasto movimento, il mouse che sta cliccato a terra, possiamo andare direttamente con la freccetta. Ecco, adesso cadrà a terra, ecco. Ecco, siamo andati a finire nel mare. Ciao, ci sentiremo nella prossima puntata.